Edoardo, immagino l'emozione dei tuoi ragazzi quando poco fa si è avvicinato a Emanuele Giaccherin. Direi proprio di sì. Stavano aspettando questo momento ormai, gli avevo accennato già qualche mese fa che molto probabilmente sarebbe accaduto e oggi si vedeva proprio, sono arrivati al campo in largo anticipo e poi quando... Sì? Del resto questa è la loro festa, oggi è la loro festa. È la loro festa, è la festa di questa società, che questa società pensa che questo sia comunque un nuovo inizio e basta vedere quanta gente ha portato al campo e... Certo, anche perché il Bibbiena vuole crescere. Il Bibbiena vuole crescere, il Bibbiena ha le possibilità per crescere e finora è stato fatto un grossissimo lavoro, abbiamo un buonissimo settore giovanile, una buonissima scuola calcio e questo è un'aggiunta in più a già un lavoro ottimo che è stato fatto fino adesso, sarà una marcia in più. Anche perché è una società che ha una grande tradizione e quello che rappresenta il suo parco allenatore e istruttori per il Bibbiena è, come dire, un grande patrimonio. Direi proprio di sì. Speriamo di... Dobbiamo continuare a fare quello che è stato fatto fino ad oggi, migliorandosi dopo il futuro. Del resto, se siamo qui in campo a fare questa intervista è perché, come dire, gran parte di quella che è stata la crisi sanitaria che ci ha bloccato e ce l'abbiamo alle spalle. Goderci questa giornata con l'augurio. Speriamo di avercela alle spalle perché i ragazzi hanno proprio bisogno di questa ripartenza e quindi speriamo davvero tra un mese a settembre di poter ripartire alla grande perché i ragazzi sono tutti al campo, hanno più voglia di prima. Grazie, buon lavoro. Grazie mille.